Processo plusvalenze, la sentenza del Tribunale Federale Nazionale. Pescara Calcio, tutti Potremmo dire prosciolti. abbiamo Vincente la scherzato. strategia adottata Bisognerebbe dal fare legale della un società parte biancazzurra con il Flavia capitale della Tortorella. società Prezioso il contributo gestirà del per gli anni consulente tecnico del club senza Massimo possibilità Collina e di di Gigi avere un Gramenzi, giudicato come segretario Dalla, generale del Delfino. Così quindi il il presidente processo Sebastiani. sulle Un plusvalenze. grande lavoro Sì, dello abbiamo staff difensivo, ma Rocchi non che è sono stato mai definito stato preoccupato. dalle Martedì nuove scorso le autorità. richieste della Procura federale a carico del Pescara erano state le seguenti: 125.000 euro di ammenda al club, 12 mesi e 20 Zauri, giorni un di ragazzo al quale io inibizione per il conosco personalmente, l'ho presidente incontrato, Sebastiani, posso sentire. 7 mesi e 20 giorni per Gabriele Bankowski e 8 mesi per Roberto Druda. Così la sentenza di primo grado del Tribunale federale nazionale, proscioglimento secco per il Sarebbe detto in modo presidente del diverso, Pescara, ma anche per Daniele me sarebbe Sebastiani, un. i componenti del CDA e niente ammenda. Intanto sul campo, missione compiuta col blitz di Pistoia, ottavo in trasferta. Ora conta solo vincere, cavillare non ha senso. Prima parte complicata ma chiusa in vantaggio in avvio di ripresa. Terzo gol, zero rischi, match in totale controllo e vittoria meritata. Di certo un Pescara più ordinato rispetto a quello visto col Grosseto, a prescindere dal sistema di gioco cambiato per l'occasione, più per necessità a causa della condizione non ottimale dei centrocampisti. Zauri sa benissimo di dover lavorare su una fase di non possesso, autentico tallone d'Achille della stagione biancazzurra, arrivato da appena 10 giorni. La mission del tecnico marsicano è quella di correggere nel più breve tempo possibile i difetti ereditati in vista dei playoff. Siamo convinti, e lo ribadiamo, che con una migliore organizzazione difensiva questa squadra avrebbe avuto da un pezzo diversi punti in più. In attacco, infatti, c'è qualità e gente capace di determinare. Non ci meraviglia affatto che sia stato rispolverato il 3-4-3 dopo gli innesti di gennaio. È un modulo congeniale alle caratteristiche della rosa, sicuramente più di quanto non lo fosse all'inizio del torneo. A maggior ragione con De Risio, assente a Pistoia a causa squalifica. Al Melani, a metà campo, c'erano due interpreti, Pontisso e Pompetti, non al top della condizione e neanche particolarmente vocati alla fase di non possesso. Ecco, una cosa che non vorremmo più vedere: De Risio mezzala in una mediana 3 da schermo protettivo davanti alla difesa. L'ex Bari è molto più adatto, così come veniva utilizzato da Auteri. Il quarto posto appena conquistato dipende solo dal Delfino, che sabato 23 aprile, nell'ultimo atto della stagione regolare, ospiterà l'Imolese inizio ore 17:30. Per la terza posizione invece servirà la vittoria del Siena, che è in corsa per i playoff e se la vedrà in casa col Cesena. In caso infatti di arrivo a pari punti con i romagnoli, si valuterebbe la differenza reti globale, che al momento vede la squadra di Viali in netto vantaggio sul Pescara: più 21 il Cesena, più 15 il Delfino.